Ok, ragazzi, siete un alto papavero dei servizi segreti russi. E zio Vladi in persona, il grande Vladimir Vladimirovich Putin, presidente di tutte le federazioni russe passate, presenti e future, vi ha incaricato di truccare le elezioni in Moldavia, o come viene chiamata oggi dai perfidi occidentali, Moldovia. E per raggiungere questo scopo vi equipaggia con una cifra che spazia fra i 30 e i 40 milioni di dollari in rubli. Ora, secondo voi, a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo, la Moldavia, o come la chiamano oggi Moldova, non è più la nazione di una volta. Da quando al potere c'è una donna come Maria Sandu e soprattutto da quando i russi hanno iniziato l'operazione militare speciale di 3 giorni in Ucraina, in Moldova sembra che lo Stato sia cambiato da così a così. Le istituzioni, infatti, sono molto più attente a reprimere i reati contro la pubblica amministrazione e il governo moldavo ha anche richiesto di poter entrare nell'Unione Europea, giusto per avere qualche possibilità di sviluppo extra, ma soprattutto elidere il rischio che truppe russe un domani, per tutelare le minoranze russofone in Moldavia, compiano stragi, devastazioni, massacri e saccheggi in pieno stile operazione militare speciale. Tuttavia, il passaggio definitivo verso ovest è tutt'altro che facile, perché la Russia dagli anni 90 controlla più o meno direttamente la Gagauzia e la Transnistria. Sul posto, infatti, ci sono circa 2.000 soldati russi, ma soprattutto si sente l'influenza degli oligarchi russi, i quali gestiscono praticamente tutta l'economia locale. E sono disposti a fare di tutto pur di mantenere e anzi, perché no, anche a espandere il loro controllo sulla Moldova. Ma il presidente moldavo non è esattamente una donna abituata a incassare colpi come questi. La soluzione migliore, dal suo punto di vista, è quella di andare alle elezioni e soprattutto di parlare chiaro. Vediamo insieme il suo intervento più importante circa la libertà dei moldavi e soprattutto il rischio di perderla a causa di influenze straniere. Cari cittadini, la nostra Moldova oggi și în ultimele luni un atac fără precedent asupra libertății. come nei mesi precedenti ha affrontato un duro attacco alla sua libertà. Și democrației în țara noastră. Grupări criminale împreună cu forțe străine ostile intereselor noastre. Infatti, dei gruppi criminali, con l'aiuto di agenti stranieri, hanno portato un gravissimo attacco alla nostra libertà e democrazia. Au atacat țara noastră cu zeci de milioane de euro, minciuni și propaganda. Questo attacco è stato condotto utilizzando bugie, propaganda e milioni di euro. Wei Nan, non sai quanto pagherebbero in Ucraina e Medio Oriente per essere bombardati con milioni di euro invece che con droni e missili? Cu cele mai mizerabile mijloace pentru a duce cetățenii. Sono stati usati i mezzi più miserabili per portare i nostri cittadini? Țara noastră într-o zonă de incertitudine și instabilità. E la nostra nazione in un'area di incertezza e di instabilità. Avem probe și informații, precum că ținta grupării criminale. Abbiamo informazioni e prove che dimostrano come questi criminali A fost să cumpere 300.000 de voturi. avessero lo scopo di comprare 300.000 voti. Dimensiunea fraudei este fără precedent.
Le dimensioni di questa frode non hanno precedenti. Scopul a fost compromiterea unui exercițiu democratic. Lo scopo era quello di compromettere il funzionamento della nostra democrazia. Scopul lor a fost să inducă frică și panică în societate. Lo scopo era quello di indurre terrore e panico nella nostra società. Nu vom renunța să apărăm libertatea și democrația. Ma noi non ci arrenderemo e continueremo a difendere la libertà e la democrazia. Așteptăm rezultatele finale și vom reveni cu decizii. Noi attenderemo il risultato finale e poi torneremo con una decisione. E a questo punto qualcuno potrebbe giustamente domandare qualcosa del tipo: ma avvocato, la presidentessa non ha assolutamente dato alcun dettaglio. Di cosa si tratta? È reale questo complotto? Verosimilmente sì. La Moldavia è una nazione piccola e complicata. Piccola perché è poco più grande della Lombardia. È complicata perché una parte di questa piccola nazione si trova sotto il controllo della Russia. Stiamo parlando di due piccole regioni, la Gagauzia e naturalmente la ben più famosa Transnistria. Queste due regioni, per via del fatto che ospitano soldati e militari russi fin dal 1990, con la scusa di difendere il più grande deposito di munizioni dell'Unione Sovietica, godono di una relativa indipendenza, ma soprattutto sono controllate da un pugno di oligarchi, i quali gestiscono letteralmente ogni aspetto della vita economica di queste regioni. Questi oligarchi posseggono e gestiscono letteralmente l'economia locale e tutte le risorse locali in regime di monopolio quasi. Per intenderci, controllano tutti i supermercati, controllano tutti i pochi cinema che ci sono, controllano tutte le squadre di calcio e tutte le banche. Se per assurdo tu volessi fare impresa, devi avere a che fare con loro, lavorare per loro o quantomeno con loro. Solo recentemente uno di questi oligarchi è stato processato e condannato dal governo moldavo, o forse moldovo, un certo Sher, che è stato condannato per riciclaggio di denaro sporco, principalmente proveniente con ogni probabilità dalla grande madrepatria russa. Ebbene, questo tizio, il cui cognome credo si pronunci Shor, non Sher, ha dovuto abbandonare la Moldavia nel 2019, ma aveva ai suoi ordini un partito che è rimasto operativo fino all'anno scorso. E benché per l'appunto da circa un anno sia bandito, ha comunque continuato a cercare di influenzare la popolazione moldova. Recentemente ha promosso una campagna elettorale che suona più o meno così: se voti no al referendum per l'Europa, io, Shor, ti pagherò circa 400 dollari al mese per un certo periodo di tempo, ma solo se sei pensionato. Oh, e naturalmente, oltre al no per l'Europa, devi anche votare il candidato che ti suggerisco io. Non fare di testa tua, che magari vedi la Sandu e le sbarri una X a suo favore. Assolutamente no. Ora, per evidenti motivi, non è possibile stabilire se queste promesse siano una compravendita di voti veri e propri o soltanto una truffa ai danni tanto dello Stato quanto degli elettori, che potrebbero vendere il loro voto ma non portare mai a casa il prezzo di questo reato. Però la campagna esiste ed è girata impunemente su TikTok. Non c'è bisogno di precisare che si tratta di un vero e proprio reato, una specie di voto di scambio, perché in questo caso non hai un politico che ti sta promettendo qualcosa all'interno del suo programma elettorale. Non hai un Renzi che dice: se vinco le elezioni ti do 80 euro di rimborso oppure ti aumento lo stipendio di 80 euro perché invece di farli incamerare allo Stato in tasse te li lascio nella busta paga. No, hai letteralmente un tizio che ti dice: se voti per il candidato che dico io privato o magari io con i soldi dello Stato russo
ti do per un tot numero di mesi 400 dollari equivalenti al mese. E naturalmente questo non è l'unico strumento di pressione impropria che è stato utilizzato in Moldova. Infatti, sempre negli ultimi mesi, la polizia di frontiera ha notato delle anomalie non indifferenti. Ora, come ripeto, la Moldova è una nazione piccola e relativamente povera, al punto che, se non erro, un terzo degli abitanti ha sportivamente espatriato per sbarcare il lunario e mandare qualcosa a casa. Ebbene, normalmente la Moldova, sebbene sia una nazione tutto sommato carina e coccolosa, non è esattamente una meta turistica di grido. Eppure negli ultimi mesi sono arrivati davvero tanti, ma tanti turisti russi. E questi turisti russi attirano l'attenzione dei cani che si trovano in aeroporto in dotazione alle forze dell'ordine. Ora, questi cani, contrariamente a quanto verrebbe istintivo pensare, non sono tutti specializzati nella lotta al contrabbando di sostanze stupefacenti. Questi cani sono addestrati a rilevare banconote straniere. In pratica, annusano la valigia e se percepiscono la presenza di una mazzetta, di rubli oppure di dollari, si mettono seduti e attirano l'attenzione del guardiano o comunque del partner umano. Ebbene, negli ultimi giorni questi cani si sono seduti tante ma tante volte. Vi dico soltanto che in una sola giornata hanno permesso il sequestro di 1,5 milioni di dollari equivalenti, tutti a danno di cittadini russi che avevano deciso di fare i turisti in Moldova, portandosi appresso singolarmente 3.000, 4.000, 7.000 dollari equivalenti. Il che naturalmente è un'anomalia, perché quando sei russo e vai a farti delle vacanze in Moldova, non hai necessità di portare dietro con te così tanto denaro. E curiosamente, nonostante i sequestri ingentissimi, nessuno ha mai fatto ricorso per ottenere indietro quelle banconote, lasciando intendere che la provenienza fosse a tutti gli effetti illecita. Un'altra anomalia consiste nel fatto che fra settembre e ottobre circa 130.000 elettori, ovvero il 10% circa dell'elettorato moldavo, hanno ricevuto del denaro proveniente dalle banche controllate dagli oligarchi, complessivamente 15 milioni di euro. Una somma più o meno equivalente a quella sequestrata in aeroporto. Bene, analizzando queste transazioni bancarie non si è riusciti a capire da dove il denaro provenisse e a quale titolo sia stato versato a questi elettori. E infine, come tutte le volte in tutte le elezioni del pianeta, si sono registrati anche brogli più piccoli e più irrilevanti. Per esempio, una troupe della BBC, mentre stava filmando le elezioni in Trasnistria, ha sentito una donna chiedere quando avrebbe ricevuto i suoi 10 dollari equivalenti, 9 dollari e 56 centesimi al cambio, se non vado errato, dopo aver espresso la sua preferenza per un certo candidato. Ebbene, questa donna ne ha parlato sportivamente ai seggi. Immaginatevi la stessa scena in Italia. Entra l'elettore o l'elettrice e dice: "Raga, io sto per votare, quando è che mi date i miei 10 euro?" Una scena fenomenale, sarebbe la fine del mondo. Invece lì in Trasnistria nessuno ci ha fatto caso. La troupe, o perlomeno uno dei giornalisti o la giornalista incuriosita, ha poi seguito questa donna anche nel corridoio. Questa donna sportivamente ha preso il telefonino e ha chiamato qualcuno dicendo: "Io ho votato, allora i miei soldi dove sono?" Questo qualcuno poi ha riagganciato ed è diventato irreperibile. E la donna si è sfogata con il giornalista o la giornalista. Per cui, ragazzi, queste cose accadono e questa donna è assolutamente rimasta impunita, eh? Nessuno ha chiamato la polizia, nessuno ha fatto verbalizzare l'incidente. Vediamo il filmato. No, ma voi mi potete dire quanto dovrebbero pagare? 300? 300 rubli. 1000? Da.
Ma in teoria, quanto avrebbero dovuto pagarti? Domanda il giornalista. E la ragazza risponde: circa 1.000 rubli. Siamo in Trasnistria, quindi l'uso dei rubli non dovrebbe stupirci più di tanto. È l'area controllata dai soldati russi. E detto fra di noi, 1.000 rubli sono poco meno di 10 euro, perché dobbiamo dividere per 100, quindi sì, 9,56 euro al cambio attuale di oggi. За голос, да? Да. А кто обещал? E ti sono stati promessi 1.000 rubli per votare? Sì, chi te li ha promessi? Человек, он ушел, я сейчас приду, иду до машины, так и до сих пор нет. Un uomo mi ha detto che se avessi votato così, poi mi avrebbe pagata, ma se n'è andato e non è più tornato. А за кого надо было голосовать? Да. За кого? Я не хочу страдать. Scusa, e ti ha detto anche per chi avresti dovuto votare? Sì. E per chi? Non lo voglio dire. А что именно он говорил, что нужно было там на референдуме как Нам голосовать? сказали 500, а тут уже сказали тот человек 6 тысяч. Alcuni uomini hanno detto che avrebbero pagato 500 рубли, поi è arrivato quest'altro che di rubli ne ha offerti 1.000. Здоровье, да, приехали? Да? Tu vieni dalla Transnistria? Sì. А вас много кто приехал так за деньги, да? Я и она еще должна прийти еще трое человек. Io e lei di sicuro, poi avrebbero dovuto esserci anche altre 3 persone. Ora, la giornalista che ha registrato questa intervista è una corrispondente della BBC, quindi una persona seria che non ha la necessità e probabilmente neanche la voglia di inventarsi cose come queste, perché non è che viene pagata di più se pubblica un'intervista come questa sul suo spazio privato su X. Quello che vediamo è accaduto davvero e non abbiamo motivo di dubitare che quantomeno in Trasnistria e Gagauzia sia avvenuto su larga scala. Alla fine, comunque, a quanto pare, i brogli non hanno pagato né gli elettori che si sono lasciati corrompere, né tantomeno quelli che hanno acquistato il voto degli elettori. Perché alla fine della fiera ha comunque prevalso il sì all'Unione Europea, sebbene per solo qualche migliaio di voti. E anche qui è divertente vedere come i propagandisti russi e di riflesso pavloviano anche i putinani hanno iniziato a urlare ai brogli, ai brogli, ai brogli, perché inizialmente sembrava prevalere il no all'Unione Europea, mentre alla fine in una sfida al cardiopalma per l'appunto ha vinto il sì per qualche migliaio di voti. Questo è successo perché molto banalmente sono arrivati prima i risultati degli scrutini della Transnistria e della Gagauzia, dove tra parentesi credo che il 94% delle persone per la Gagauzia abbia votato no all'Europa, e poi sono arrivati i dati di Chisinau e delle grandi città. Ovviamente nelle grandi città occidentali si è votato a favore, mentre invece nelle zone rurali contro. Tendenzialmente gli anziani sono affezionati all'Unione Sovietica e per qualche strana ragione credono che la Russia di Zio Vladi sia esattamente l'Unione Sovietica, mentre invece i più giovani che hanno avuto modo di stare più a contatto con i nostri mass media, con internet e anche di visitarla l'Europa sono naturalmente entusiasti all'idea di portare la loro nazione in Occidente. Detto tra parentesi, la cultura moldava è chiaramente latina, quindi le loro origini sono più a ovest con noi che con i russi e il cirillico dell'est. E infine un'ultima nota: al primo turno Maria Sandu ha ottenuto quasi il 42% dei voti, superando ampiamente il candidato filorusso che ha portato a casa un dignitosissimo 26% dei voti. E ha scelto come simbolo del partito la stella a 5 punte dell'Armata Rossa? I voti di Maria Sandu sono al momento attuale tanti, ma non sufficienti per vincere senza dover passare la prova del secondo turno. Ora, secondo voi, al ballottaggio Maria Sandu riuscirà a prevalere ancora una volta oppure zio Vladi avrà la sua rivincita? Come sempre, fatemelo sapere lasciando scritto qualcosa qui sotto. Se
Se poi vi piace il canale, ricordatevi di sostenerlo. Iscrivetevi, attivate la campanella, condividete il link al video sui social che frequentate e infine mettete un mi piace grande e grosso. Per voi sono solo pochi click, ma per il canale significano davvero tanto. Se poi ci tenete oltremodo al canale, potete anche sostenerlo economicamente, abbonandovi oppure diventando dei Patreon. Nel caso in cui non facciate assolutamente nulla di tutto questo, in un futuro remoto, eventuale, puramente alternativo, potreste ritrovarvi alle prossime elezioni con un tizio che vi offre 10 euro per votare un certo partito che vi sta sulle scatole e, naturalmente, votare per uscire dall'Unione Europea. Ebbene, naturalmente, al momento di uscire dai seggi, non riceverete neanche un centesimo. Io vi ho avvisati, poi fate voi. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.